Ciao a tutti, ben approdato in questo video. E in un attimino che faccio, taggo qualche amico, così riesco a inserirlo. Taggo un po' di amici, Antonio, Elena, Francesco, Diego, Paola. Allora, perché sono con il cellulare. Allora, grazie di essere qui a questa diretta. Roberto, allora, diciamo che sarebbe da stare tutto il giorno a gare. Aiuto, ok, ce l'ho fatta. E benvenuti a questa diretta. Siamo un po', volevo vedere se mi scrivete qualcosa, perché giustamente i monologhi non mi piacciono tanto. Se ci sono domande, ben vengano. Anche se ci sono delle idee, fare diciamo un po' un brainstorming anche. Siccome siamo un corpo unico, è importante fare un po', diciamo, squadra. Allora, l'unica cosa, Giorgio, volevo vedere se chi scrive, sì, scusate se sono in un attimo in una fase dove sto taggando, ho amici che mi stanno scrivendo, quindi sì, devo rispondere. Allora, ah, la chat è qui. Buonasera, ciao Paola, ciao Cinzia, benvenuti, ciao Enrico, un abbraccio Enrico, un abbraccio a Giorgio, meravigliosi che ci danno sempre questa opportunità a tutti noi. Di esprimerci e quindi bisogna rendere grazie a chi ha un canale così immenso. Diciamo, è un canale energetico di Dio dove noi siamo gli atomi nel quale passiamo dentro. Ciao Deni, ciao, ciao Sara, ciao. Grazie di essere qui. Cerco di collegarmi, sì. Vediamo se riesco a girare il link al mio amico. Ok. Ciao Francesca, benvenuti. Allora, siamo una quarantina. Posso iniziare a spiegare due o tre cose. Premetto che oggi ho un po' un calo di voce. Ciao Antonio, ciao mio amico. E allora sono qua a fare la diretta su Focus per dare una certezza, non una speranza, perché la speranza, una certezza che c'è vita dopo la vita, dopo la vita fisica in quale siamo tutti, c'è vita. Se sono qua che ti sto parlando è perché sono tornato e quindi sono tornato dalla vita dopo la vita e quindi mi è stato detto di raccontare un po' questa esperienza, diciamo. Anche perché per me, per Daniel, è stata un'esperienza parecchio trasformante. Io mi chiamo Daniel, nome d'arte Shanti, che in sanscrito vuol dire pace, e nella lingua, diciamo, induista, ma non è induista, in sanscrito. E perché Shanti? Sicuramente oggi dirò qualcosa magari banale che molti conoscono già, però prendetemi per quello che sono, nel senso che ognuno porta una propria energia,
a parte delle cose che magari dirò, concetti spirituali, esoterici, cercate di percepire cosa in questo caso io vi rievoco all'interno di voi, in quanto nel percorso di cui mi occupo, alla base c'è la legge dello specchio. Quindi anche in questo caso, mentre state guardando questo video, vi esulo a lavorare su di voi. Perché il lavoro su di sé è sempre, c'è sempre. Detto questo, perché Shanti, pace? Perché era il nome che avrebbe voluto dare mia mamma se fossi nato femmina. Quindi in onore a lei ho deciso di seguire, diciamo, questo suo volere. Shanti, quindi in questa vita mi occupo, sono un Kriyaban, pratico la sacra tecnica del Kriya Yoga, che è una tecnica di meditazione portata dal mio attuale maestro, eterno maestro, chissà di quale altre vite, quale Paramahansa Yogananda, che nel 1920 ha portato in America e poi è esploso anche in Europa. Mio papà, premetto questo, è un grande devoto, mio papà terreno, biologico, è un grande devoto del maestro e pratica il Kriya Yoga da quando aveva 16 anni. Dico questo perché adesso andrò a raccontare una parte della mia vita e poi farò il collegamento. Quindi mi occupo di meditazione, che è basata, ciao Giusy, buonasera, ciao Giuseppe, è basata su questa tecnica, che è una tecnica sacra, antica, e viene menzionata nella Bhagavad Gita. Tutti noi Kriyavan facciamo un voto di segretezza, in quanto come tipo di tecnica è molto forte, molto intensa, è semplicissima per tutti, ma ti dà i risultati, e per avere i risultati occorre un po' quell'aspetto, un po' di segretezza, perché è un po' come tutto, quando tutto diventa di moda, perde un po' di fascino, un po' di energia. Il mio maestro Paramahansa Yogananda, diciamo, bisogna sposare un po' le cose che insegna. Perché è grazie a praticare questa tecnica che insieme al maestro, anche se non c'è con te fisicamente, ti permette di elevarti a livello spirituale, energetico e di pace. Detto questo, oltre a questo io mi occupo anche di lavoro su di sé e quindi seguo molto la quarta via di Gurdjieff. In questa vita, in questo momento, adesso. Perché? Ciao Slevi, ciao. Perché parto agli albori di Shanti, e in questo momento parlerò un po' di me in questa diretta, non per elevare la figura di Daniel. Parlerò di me, come ho spiegato all'inizio del video, per dare un senso di certezza, perché sapendo cosa c'è di là, puoi capire quello che c'è qui. E quindi parto da quando ero io piccolino, quando ero un bambino. Oggi ho dei ricordi. Per esempio, un bel ricordo che avevo è che quando ero piccolino, diciamo all'età da 6 anni a 12, in quella fascia di età, tutti noi abbiamo delle doti. Io avevo una dote che quando guardavo una persona percepivo il suo stato d'animo, come si sentiva, non dico i pensieri, però sentivo cosa provava all'interno di sé. In contemporanea avevo delle visioni, mi venivano in mente delle scene sue, quello che ha fatto nella giornata, le persone che ha incontrato, se ha litigato, seppure
come dire, ha fatto una passeggiata con qualcuno. Venivano queste immagini, queste scene, e non capivo, essendo piccolino, cosa stesse succedendo. Poi, per esempio, avevo anche altre, diciamo, cose, tipo pensavo a un qualcosa e subito dopo, all'esterno, veniva la conferma di quello che pensavo. Il primo evento che ebbi e che fu veramente per me molto intenso, e ve lo racconto, ero all'elementare, avevo 6 anni. E mentre ho sempre avuto problemi a scuola di apprendimento, proprio perché molti dicevano: ah, il ragazzo è sempre sulle nuvole, è un classico, no? Quando si dice così ai propri figli o insegnanti. In realtà no, per certi versi sì, altri versi no. Mi era capitato, per esempio, alle elementari, avevo 6 anni, il primo anno, che la diciamo l'insegnante di religione arrivò nel capitolo di quando spiegava di Gesù che era stato messo in croce. In quell'esatto momento che stava raccontando questo, la sua voce era diventata come un ritornello e piano piano stava andando a sfumare. Di colpo tutto l'esterno è diventato una nube, come dire, come nei film, no? I banchi di scuola si sono allontanati, è scomparso tutto e mi sono letteralmente ritrovato sotto la croce quando Gesù era stato messo in croce. E ho iniziato a vedere e a sentire tutte le persone che erano sotto alla croce, sentivo la loro sofferenza che era diventata anche la mia. E percepivo quando piangevano, ho iniziato a piangere anch'io e guardavo il grande maestro Gesù che soffriva. In quel momento ho iniziato a sentire l'odore del sangue e a percepire tutta la scena. Ed ero lì, non ero più a scuola e di colpo mi sono ritrovato nel deserto con la croce e con Gesù. Però soffrivo, piangevo insieme agli altri che c'erano, ma c'era sotto sotto qualcos'altro, che era un qualcosa di bello, come dire, accogliente. Mi sentivo accolto. Ho avuto questa, diciamo, espansione che è durata poco, però è durata. E poi di colpo sono ritornato nel corpo, diciamo, e ho rivisto, vedevo l'insegnante che raccontava questa scena e mi guardavo attorno e dicevo: cavolo, ma solo io ho visto tutto ciò? Sì. E diciamo, questa è stata una piccola esperienza, l'ho raccontata così velocemente. Però sempre da piccolo, sempre verso quest'età, mi succedevano determinate cose molto simili a queste. Per esempio, un'altra esperienza. Eravamo a casa dei miei amici, sempre l'età sui 10 anni più o meno, e stavamo giocando a un gioco da tavola. A un certo punto ho iniziato a sentire, perché tutti noi abbiamo 5 sensi, io uso molto l'olfatto, sentivo profumo di come la pelle o la criniera di un cavallo. E mi sono saltato in piedi e ho detto: il cavallo, il cavallo. E tutti i bambini mi guardavano e mi dicevano: cos'è matto? Cosa fa? Salta in piedi così. Ebbene sì, di colpo ho sentito questa energia portarmi verso la finestra, apro la finestra e vediamo i miei, diciamo, amici, compagni di scuola, arrivano dietro di me, arriva questo fantino con il cavallo e il cavallo, diciamo, gli era scappato e il fantino non riusciva a tenerlo. A un certo punto il cavallo si inchioda davanti alla finestra, si gira e viene alla nostra finestra che era altezza, diciamo, primo piano, ma un piano rialzato.
ed entra con il muso all'interno della finestra. E gli ha iniziato a carezzare questo cavallo, tranquillizzato, era completamente tranquillo. I miei compagni mi dicevano: "Tu cosa sei? Sei uno stregone, sei un..." E ho detto: "No, sono, per me era un qualcosa come la normalità, era un qualcosa come vivere un qualcosa proprio normale, mentre tutti gli altri che non avevano, diciamo, queste visioni o magari le tenevano per sé, per me erano pazzi." Proprio per questo, la faccio breve, a lungo andare è successo che la vita, le persone, la società, i tuoi genitori, gli insegnanti, i tuoi compagni ti portano a accantonare questo aspetto tuo, questa dote, questo tuo aspetto particolare, diciamo. E quindi sei tu stesso che inizi a accantonarlo. Ciao Ezio, buonasera. Se avete domande, ben venga le domande, assolutamente, perché non sono qua, cioè, fermatemi pure se avete domande. Tanto io qua sto vedendo che non ce n'è. Quindi, dopo un po', tutti noi, quando siamo piccoli, abbiamo queste cose. Però poi dopo un po' le accantoniamo. Perché? Perché la società ti impone di farlo. Perché se no vieni visto come un pazzo, vieni visto come uno strano. Quindi cos'è successo? Cos'è successo? Che fino, non so, 12 anni, avevo di queste esperienze e ne ero cosciente. Un'altra esperienza, lo spiego brevemente perché qua staremo a parlare per tutta la notte. Dicevo, ero piccolino, ma i grandi, li chiamavo i grandi. I grandi che sono là, li guardavo dal basso verso l'alto, dicevo, ma loro non sono così. Perché i grandi fanno vedere come non sono? Perché i grandi parlano in quel modo, ma dentro non sono così, perché riuscivo a vedere dentro le persone. Non guardavo come si muovevano o le cose che dicevano. La mia visione interiore verso i grandi e verso anche i bambini era di riuscire a vedere dentro come erano fatte, tutti quegli aspetti inconsci. E quindi vedevo una contrapposizione tra l'esterno, cioè tra le cose che dicevano e il modo di come le dicevano, diverso da ciò che erano. E quindi dicevo, ma non sei così dentro di me. Pensavo, ma non sono così, perché parla in quella maniera? Non è così. Oggi so che sono maschere. Quando ero piccolino non le identificavo come maschere, ma vedevo che la maschera, oggi dico così, che adottavano, coprivano ciò che loro erano realmente. E questo mi spezzava, mi faceva chiudere in me stesso, e quindi stavo parecchio male già a quell'età. A un certo punto, quindi, questo dolore si è protratto e mi sono detto, va bene. E ho percepito all'interno di me, a quell'età, sui 10-12 anni, che anche io, prima o poi, sarei diventato così. Questa parte si unirà all'altra parte che adesso andrò a raccontare e vi consiglio di rimanere in questa diretta e seguire fino alla fine, perché alla fine comprenderete tutto questo aspetto che sto raccontando adesso di quando ero da bambino. Cos'è successo? Ho dimenticato e anni dopo anni ho scordato completamente queste doti, queste capacità. Mi è rimasta un po' quella capacità di sentire le persone, di sentirle. Mi è rimasta, ma non così tanto amplificata, diciamo. Tant'è che con l'adolescenza, i vari amori, le varie sofferenze, sono andato a chiudermi sempre di più. Perché
sono entrati in uno stato depressivo interiore, di tristezza, una tristezza di fondo che c'era sempre da quando ho iniziato questo processo di allontanamento della mia dote, diciamo, a uniformizzarmi nel mondo. Quindi questa cosa mi ha reso triste. In più, tutte le esperienze che ho avuto nella vita mi hanno portato a essere ancora più triste. E cosa è successo? All'età di 14 anni iniziai a bere. A bere veramente, veramente tanto e oggi so il perché, ma lì no. Oggi vi dico, vi racconto che chi inizia a bere lo fa prevalentemente per mascherare, abbassare il livello di tristezza che uno ha all'interno. Quindi l'alcol aiuta a contenere questo stato di tristezza. E continuai a bere dall'età di 14 anni all'età di 33. All'età di 33. Tutti i giorni, perennemente, sempre ubriaco. Ed era il mio stato naturale, perché cercavo di anestetizzare la sofferenza che provavo. Quindi, cosa succede? Cosa succede in questo caso? Succede che alla lunga la tua parte interiore non ce la fa più, non ce la fa più. Crescendo, ho avuto altri tipi di sofferenze, e qua arriviamo al punto. Erano legate al fatto di non riuscire a farcela a livello lavorativo. Cioè, per tutta la vita, dopo crescendo, dopo l'esperienza che ho raccontato prima, da piccolo, diciamo, ho sintetizzato molto, quando poi sono cresciuto dovevo iniziare a lavorare, giustamente, ma non riuscivo ad affermarmi. Questa cosa a me mi ha amplificato il fatto di bere, di buttarmi, diciamo, nell'alcol, e ha amplificato, diciamo, il vuoto esistenziale che tutti noi abbiamo. Lo ha amplificato, cioè l'ha ingrandito. Quindi bevevo per andare a mettere il tappo a questo vuoto. E diciamo che è arrivato un punto che, non trovando lavoro, non vedendo che non c'era posto per me, aprii un'attività. La prima attività che aprii era in Liguria. Poi, essendo giovane, inesperto e tutto, no, non ha funzionato. Ho chiuso quell'attività e ne ho aperta poi un'altra, ancora dopo, diciamo. Aprì un negozio di sigarette elettroniche in centro a Milano. Quindi mi spostai da Torino, Liguria e poi a Milano. E quindi, quando iniziai questa nuova esperienza imprenditoriale, mi portavo sempre dietro questo strascico di bere, e premetto che ero anche un grande bestemmiatore diciamo, bestemmiavo per intercalare, cioè quando facevo un discorso, invece di dire cioè, come in questo caso, dicevo una bestemmia. E non seguivo nessun percorso spirituale, non ho mai letto niente, mai seguito niente, solo divertirmi, pensavo solo a divertirmi, a bere e a guadagnare soldi e basta. Tutto il resto per me, fino a un certo dato momento che adesso andrò a raccontare, non c'era nient'altro che bere, divertirsi in discoteca, bere lo champagne e basta. Solo quello. Quindi, quando aprii questo negozio di sigarette elettroniche, all'inizio funzionò in una maniera nel 2012, 2011-2012. Funzionò veramente tanto bene, quindi mi sono detto: e vai Daniel, ce l'hai fatta a diciamo, raggiungere un tuo, diciamo, affermarti a livello lavorativistico e quindi essere anche autonomo.
E quindi ce l'hai fatta, stai guadagnando i giusti soldi per vivere e non, diciamo, stavo bene, però bevevo sempre. C'era sempre di fondo questo lato depressivo e di tristezza e quindi tutte le mattine mi alzavo, bevevo un pernò col menta a colazione, brioche con prosciutto crudo, salamino piccante, e caffè con corretto grappa, pranzo una bottiglia di vino e la sera un'altra bottiglia di vino. Questo sempre. Poi quando uscivo nelle discoteche bevevo veramente tantissimo, cocktail uno dietro l'altro, uno diverso dall'altro. Quindi dovete capire, la vita di in questo caso di me, di una persona, quanto può cambiare dall'oggi al domani. Immaginate questo vecchio Daniel che vi ho raccontato, no? In questo momento mantenete questa descrizione, diciamo. Quindi, cosa è successo? Che il primo anno il negozio andava veramente tanto bene. E quindi stavo giù, non so dove. Però, a un certo punto, l'anno dopo, è entrato il monopolio dello Stato. Cosa è successo? Che per 6 mesi noi che avevamo aperto un negozio di sigarette elettroniche abbiamo dovuto stare fermi perché i magazzini erano bloccati e dovevano mettere i prezzi di ogni sigaretta elettronica, di ogni liquido, ma questo non lo facevano e per far questo ci hanno messo 6 mesi. Cos'è successo? È successo che a un certo punto non avevo più prodotti da dare ai miei clienti, tant'è che io avendo il negozio in centro a Milano venivano famosi, sono venuti parecchi famosi, quindi stava andando abbastanza bene. A un certo punto il monopolio però ha bloccato tutto e io mi sono ritrovato a pagare l'IVA e parecchie spese essendo in centro a Milano, affitto e altre cose. E mi sono ritrovato che un giorno non riuscivo a pagare tutto, l'affitto, l'agenzia, perché c'erano dei contratti particolari e quindi avevo tanto magazzino, ma di cose che non servivano e la gente mi chiedeva altre cose che non avevo. E a un certo punto mi sono sentito come ingabbiato, come se avessi una camicia di forza, così, sapete, i matti, no? Così, ed essere impotente di fronte a questa situazione. E mi dicevo, Dani, cavolo, come posso, come faccio, come, non ce la posso fare, cioè tutte queste cose da pagare non ce le ho, sono svaniti. E mi sono ritrovato veramente ad avere conto in banca azzerato. E quindi mi sono ritrovato dentro il negozio e stavo dicendo, mo come faccio, mo come faccio, perché finalmente ce l'avevo fatta, la vita mi aveva dato la possibilità di guadagnare, di essere autonomo, di avere un bel lavoro che mi piaceva, contatto col pubblico. Poi facevo anche del bene perché io non fumo, profondamente odio il fumo, quindi speravo di far cambiare tutti i fumatori e passare alla sigaretta elettronica che fa meno male perché poi qui entriamo in un altro discorso. E quindi di essere d'aiuto anche a qualcun altro. Però vedete l'ipocrisia, uno che beve, si sfonda di alcol, ciao Eleonora, però poi pretende che gli altri non fumino. E non funziona così. Ora Daniel lo sa, il Daniel vecchio non sapeva che funzionava così. Cos'è successo? Trovandomi proprio con tutte queste cose da pagare e non riuscendo a pagarle, sono proprio caduto nel buio più totale, a livello mentale. E quindi, Daniel, un bel giorno, diciamo, durante proprio quella giornata, dopo che ha guardato il conto in banca, va in negozio, chiude la serranda, diciamo, e decise di stare un po' lì in silenzio e cercare di capire come fare.
realtà no, non a cercare come fare. Ormai sono passati dal 2014, questa è una cosa del 2014, però praticando adesso il Kriya Yoga è come se fossero passati 500 anni. Sto raccontando 5 vite fa, praticamente. Quindi devo andare a pescare nei meandri della memoria. Decisi di chiudere la serranda e cosa fare? Cosa mi rimaneva di fare? Farla finita. Sono arrivato a un punto e mi sono detto: Daniel, per te non c'è un posto per te in questo mondo. Quindi decisi di prendere un coltello e tagliarmi un braccio. Diciamo, perché stavo piangendo, stavo davvero male, proprio una sofferenza così atroce, così intensa, così struggente. E quindi cosa vuol dire quando uno tenta il suicidio? Che sta cercando di distruggere quella sofferenza, non ce la fa più. E quindi ho avuto un collasso a livello mentale così intenso che mi ha portato a un livello così massimo di decidere di, diciamo, farla finita. Perché non c'era più spazio per me, secondo me. E quindi, però, nel momento istante che feci questo gesto, diciamo, Daniel è svenuto. Non è che è stato un vero e proprio tentativo ricercato e studiato nel tempo, è stato un gesto istintivo perché in quel momento c'era proprio uno shock. E sono svenuto. Sono caduto a terra, in quell'istante sono arrivate le immagini di mio papà, di mia moglie e del mio cagnolino. E ho iniziato a vedere delle cose, diciamo, vedere un po' delle immagini. Ma, di colpo, ho visto un qualcosa. È arrivata dall'alto una luce così immensa e veloce che ha fatto una curva ed è entrata nella mia testa, è entrata dentro di me e mi ha sollevato. Ho iniziato a sentire leggerezza e mi sono sentito alzarmi. Ho dovuto mettere le mani, i palmi delle mani così e ho sentito elevarmi sempre di più. Questa luce che è entrata dentro di me era in me. E mi ha elevato, ho iniziato a vedere le bollicine, le lacrime che andavano all'insù e tutto stava andando all'insù. Di colpo apro gli occhi e vedo luce uscire dal mio cuore, così, dalle mani, dalle braccia. La luce era entrata dentro di me, ma in contemporanea stava uscendo al di fuori di me e io ero tutto. Cioè, era la luce fuori, ma in contemporanea espressa fuori e illuminava tutto. E mi sentivo, di colpo, ho sentito una beatitudine, una pace, È indescrivibile, è uno stato di estasi, di beatitudine. Sono le uniche due parole che possono descrivere un pochettino. Ed era questa luce immensa che sentivo che mi stava curando proprio. E mi sono detto: cos'è questa bellezza? Cos'è questa cosa? È troppo bello, wow! E a un certo punto la luce è uscita da me, è andata di fronte a me e ha preso una forma molto alta. La luce ha preso questa forma, diciamo, molto slanciata. E pulsava come un'aurea, pulsava e mi ha iniziato a parlare. Ha iniziato a dirmi determinate cose. È iniziato però l'amore, la beatitudine, l'estasi suprema continuava a invadermi e a ristorarmi e mi sentivo come se avessi vinto 200 milioni di miliardi di triliardi al Superenalotto istantaneamente. Cioè, indescrivibile. E la luce mi ha detto delle cose. Mi ha detto: ora ci siamo qui noi che
che ti sorreggiamo, ti abbiamo sempre sorretto, ma adesso lo puoi sapere, adesso lo sai. E hai sofferto tanto in passato e noi ti abbiamo sempre guidato in questa sofferenza, e però hai iniziato a parlare un po' del passato. In quell'istante che ha detto passato, io ho iniziato a vedere vite, alcune vite del mio passato, non il passato di questa vita. Diciamo, mi ha fatto vedere le vite del passato dove ho sbagliato. Ma non tutte, alcune. Ho visto che ero in guerra con il fucile che sparavo, ho visto un po' di cose, però è stata tutta una cosa istantanea e continuava a parlarmi, a inviarmi ondate d'amore cosmico e io ero così in estasi con le mani così, dire grazie, grazie ancora. E mi ha iniziato a raccontare determinate cose, dicendo: da adesso in poi le sofferenze che avrai saranno sempre alleviate, ci siamo sempre qui noi. Parlava sempre in plurale e mi ha detto appunto determinate cose che mi riguardano, che mi servono, mi ha spiegato determinate leggi spirituali e mi ha fatto vedere mondi, determinate cose. E a un certo punto la luce, diciamo, passa un po' in secondo piano ed esce a destra della luce la figura di Gesù e a sinistra la figura di Yogananda, il mio attuale maestro. Quando vidi Gesù che sorrideva con una beatitudine immensa, non mi parlò. Però lo riconobbi subito, era lui. Premetto, chi ha seguito il video dall'inizio, potete immaginare una persona che non ha mai letto niente in questa vita, mai seguito nessun percorso spirituale, tra virgolette, perché adesso arriviamo alla parte ancora più intensa. In realtà, come potevo io sapere della reincarnazione, delle vite passate, della legge dello specchio? Non ero a conoscenza di tutte queste cose, non ho mai letto. Cos'è il karma? Qualcosa che si mangia. Per me la vita di prima era quello, karma, qualcosa che si mangia. Proprio era il classico ragazzo che va al bar e beve. Basta. Quindi mi sono ritrovato con tutte nozioni nuove, invaso da queste nozioni che non mi venivano dette con parole o attraverso la mente, con la telepatia. Erano nozioni che io avevo già all'interno di me e loro, tramite l'amore, me le hanno rifatte rivivere senza dirmelo. È stato come fare un corso accelerato di cose che erano assopite, ma senza raccontarmele. E a un certo punto Gesù sorrideva e l'ho riconosciuto, però a sinistra Yogananda non l'avevo riconosciuto. Ho detto: ah, che bella persona, chi è quello lì? Buh, non sapevo chi fosse. Bevo un attimino, eh. Quindi, poi veniamo al bello, questo è solo l'inizio. A un certo punto sorridono e io ho detto: che bello, voglio stare con voi, è troppo bello qua, voglio venire da voi, perché nella terra non c'è un posto così, non si provano questi stati di estasi così belli. Io lo dicevo a livello telepatico, alla luce, perché la figura di Gesù e Yogananda non parlavano. Per chi volesse fare domande, dopo vi rispondo. E la luce mi diceva: no, no, assolutamente, diceva sempre no, ma con una dolcezza,
con una comprensione, con una bontà che neanche una mamma può fare con un bambino. Una dolce, sì, come una mamma può farlo per un suo bambino. Ed è così che ti invade e ti cambia, ti stravolge proprio. E quindi io gli dicevo: no, voglio venire con voi, la terra non è così. Si sono azzittiti, si è azzittita la luce, si sono aperti, e a un certo punto sono arrivate una nebbia che piano piano si è affievolita, e mi hanno, diciamo, fatto vedere delle colline stupende, colorate di fiori magnifici. Ed erano colline e i fiori non erano colori ben distinti, nitidi e quelli. Cioè, c'erano dei fiori gialli, ma non erano gialli. Cambiavano di colore in continuazione e c'erano questi sprazzi di luce, di fiori, colline incontaminate, bellissime. E ho iniziato a provare sempre quella pace, quella beatitudine. Poi ho visto una cascata cristallina che era come un cristallo che la luce del sole penetrava e mi invadeva e faceva un suono, la cascata che era una cosa indescrivibile, dei suoni c'erano bellissimi. Ho visto, guardo gli occhi al cielo, una fenice tutta colorata che cambiava colori anche lei e faceva un suono tipo rimbombava, era un suono magnifico, epocale, c'è cioè una cosa. Ho detto: che bello questo posto, stupendo, voglio venire lì, voglio andare lì, voglio stare lì, fatemi stare qua, vi prego, è il mio posto. E poi ho iniziato a sentire dei suoni acuti e suoni bassi, animali stranissimi che non avevo mai visto. E diciamo, questo ambiente, a un certo punto torna la nube e diciamo si affievolisce e torna la luce e diciamo senza dirmi niente mi ha detto, cioè mi ha fatto capire che quel posto un giorno mi sarebbe aspettato, che era il posto dove io sarei andato ed era lì che mi aspetta. Che sta lì, che mi aspetta, non scappa. E quindi di non avere fretta di andarci. Come dire, temporeggiare, ma sapere che quel posto è pronto per me, che è lì per me. E in più poi mi ha fatto tutto un discorso particolare su questo aspetto. Mi ha fatto vedere altri mondi, ma tutto velocemente. Dicendomi anche, ma non a parole, proprio attraverso la beatitudine che mi inviava, attraverso la beatitudine io comprendevo cose. E mi diceva, molta gente, non gente, ha usato un altro termine, molta gente vedono un muro, vedono il muro e non hanno il coraggio di salire, scalarlo quel muro e guardare oltre. Mi disse: a te noi ti abbiamo dato la possibilità di guardare oltre questo muro e dovrai dirlo a tutte quelle persone che hanno il coraggio e che senti anche tu che loro possono avere il coraggio di guardare oltre quel muro. E quindi ho visto un muro, mi hanno fatto vedere a me che scalavo. E poi ho visto di nuovo il paesaggio, dicendomi, spiegandomi che molte persone devono avere la certezza che esiste un mondo così. E che non era l'unico mondo, che quello è uno dei piani, che possono essere alto astrale, causale, mentale o mondi spirituali, non importa, sono congetture, però quello
quel mondo è un mondo che aspetta molte anime, ha una famiglia di anime, perché alcune anime hanno delle prerogative, delle doti che le accomunano. Quindi gruppi di anime vanno in certi mondi e uno di questi mondi accoglie queste anime. A un certo punto io dicevo no, voglio venire lì, voglio andare adesso. Io continuavo perché Daniel è un po' così, un po' un bambino che batte i piedi. E mi hanno detto no, devi tornare giù, portare avanti ciò che non sei riuscito a portare avanti in passato. E in quel momento che ho usato di nuovo la parola passato, ho visto altre vite e quindi era sempre legato non a questa vita, a ciò che non sono riuscito a fare nelle altre vite. E quindi mi hanno fatto di colpo ritornare nel corpo. Sono ritornato, ho iniziato a guardare il mio corpo e ho sentito subito una pesantezza, proprio la forza di gravità. Il corpo l'ho sentito proprio come un vestito, come un qualcosa. Sapete come nei film quando l'uomo entra, tipo Avatar, no? Entra dentro quei robot macchinosi che sono pesanti. Io ero dentro al mio corpo e stavo muovendo le braccia, le gambe, mi stavo alzando e dicevo: ma cos'è sta roba? Cos'è sto corpo? Ma cos'è? Voglio stare là, non voglio sto corpo, no? E ho iniziato, i miei occhi, quando ho aperto gli occhi, ho iniziato a vedere un mondo totalmente diverso. L'amore che c'era in me, che era rimasto, la beatitudine, io vibravo dentro, sentivo questa vibrazione pulsare forte. Ho iniziato a guardare il bancone del mio negozio che vibrava anche lui, le finestre, il pavimento, tutto vibrava, la serranda vibrava, il telecomando per aprire la serranda elettrica vibrava e io dicevo, guardavo il mio corpo, vibrava, dicevo, ma che cavolo sta succedendo? Cos'è sta roba? E stavo percependo che la vibrazione che avevo io al mio interno era identica alla stessa vibrazione che c'era in ogni cosa che guardavo. Ero io stesso che facevo vibrare le cose e mi mostravano la vibrazione che avevo io dentro. Allora ho preso il telecomando, ho aperto la serranda. Nel momento in cui apro la serranda, il mondo rallenta, passa il tram così, il tram arriva velocemente, si blocca, rallenta, un po' come quella scena del cavallo quando ero piccolo che ha seguito all'inizio della diretta, è avvenuta la stessa identica cosa. Infatti in quel momento mi ricordai delle cose mie che facevo da piccolo, non tutte, alcune, perché poi nel tempo me ne sono ricordate anche altre. Il tram ha rallentato e cosa è successo? Che di colpo ho guardato l'autista del tram, l'autista in quell'istante si è girato verso di me, come nei film quando rallenta tutto di colpo, no? Ci sono quelle scene nello slow motion, così. E lui, mentre mi guardava, il suo sguardo mi ha letteralmente risucchiato. Io sono stato risucchiato, preso dal suo sguardo e sono entrato dentro di lui e io ero lì alla guida nel tram rallentato, che percepivo amore, beatitudine e ho vissuto la scena dell'autista dentro l'autista che stava guardando me ed ero io dentro l'autista che guardavo me stesso, cioè ero me stesso che guardavo me stesso e provavo questa beatitudine immensa e mi sono accorto e ho detto: cavolo, ma io sono là, ma sono anche qua, che sta succedendo? Non avevo più identità in realtà. E in quel momento ho iniziato a vedere la vita dell'autista, i figli che aveva, che fumava, quindi ho iniziato a sentire puzza di fumo, cosa faceva nella vita, tutto. A un certo punto, quando guardo di nuovo me,
sono uscito dal suo corpo, diciamo, e sono entrato di nuovo dentro di me, scosso, e il tram è andato in là velocemente. E mi sono detto: che cavolo sta succedendo qua? È tutto strano, tutto impossibile. A un certo punto esco e succede un'altra cosa. Passa una mamma col passeggino e di colpo rallenta, mi guarda, sorride e il suo sorriso rappresentava esattamente la beatitudine che io avevo all'interno di me ed era la mia beatitudine che l'aveva fatta sorridere e questa mamma aveva percepito come io stavo ed ero sicuro di questo. E a un certo punto guardo il passeggino e la gomma, non so perché, è iniziato uno zoom, la gomma del passeggino, non chiedetemi perché, ha iniziato a ruotare rallentamente e poi come un ingrandimento, buonasera, buonasera, ciao Piera. Come un ingrandimento, la gomma ha rallentato e pezzettini di gomma del passeggino saltellavano perché c'era come un ingrandimento con come si chiama? Telescopio. E i pezzettini stavano rappresentando l'amore che io avevo all'interno di me, perché ho iniziato a vederli come amore. Poi lo zoom è finito, gli ho sorriso la mamma. Per farla breve, sono stato in questo stato di estasi e di unità, e poi oggi so che cos'è, ma lì per lì non sapevo, è lo stato yogico dello yoga che porta a entrare in quello stato. Ma oggi lo posso dire perché ho studiato, ma lì per lì non sapevo cosa fosse, l'ho solo vissuta, solo. Ho compreso che di solito si fa il contrario, si studia e poi si arriva a quello stato, oppure arriva una grazia che ti fa entrare in quello stato, che è lo stato naturale delle persone. E quindi sono stato in quello stato così di amore, di beatitudine per 2 settimane. 2 settimane più belle di questa vita, dove mia moglie a pranzo, a cena mi diceva: ma cos'hai? Mi toccava e mi diceva: Dani, ma sei a posto? Stai bene? E io non è che guardavo il vuoto. Lei mi diceva: è uno sguardo che guarda il vuoto, un po' assente. No, no, no. Percepivo questa beatitudine così immensa, così in ogni cosa che guardavo c'era beatitudine. E quindi non facevi niente. Cioè, a parte il fatto avevo chiuso l'attività perché tanto non andava, quindi sono stato a casa e quando uscivo, andavo a fare la spesa, entravo ogni tanto in questo stato e quindi stavo fermo perché io ero ovunque. La beatitudine che c'era in me era ovunque, in una persona, in un cane che correva con il proprio, come dire, col proprio padroncino. Io diventavo il cane e percepivo come stava il cane, percepivo quanto amava il suo padrone, la fede che ha per il suo padrone, cioè, Dani scompariva. Non c'era più e quindi in quel momento non può esserci movimento perché è già tutto in movimento e tu sei tutto. È uno stato di estasi supremo che oggi so cosa vuol dire, ma lì no, stavo godendo di quello stato, ma non sapevo. Poi, giustamente, nel tempo questo stato è andato a scemare, naturalmente. Come tutto, non è per sempre. E quindi, anno dopo anno, è andato, diciamo, cioè, ora, in questo momento, ho un ricordo, però tramite il Kriya Yoga, se medito da 3 ore in su, 6 ore meglio,
posso, tra virgolette, entrare in quello stato di estasi, ma non sarà mai a quel livello lì, a quel livello vibratorio lì. Cioè, ci si può entrare, si può. Comunque, quindi, cos'è successo poi? Cos'è successo poi? Che da lì in poi iniziai proprio il mio percorso spirituale. E quindi iniziai a scrivere su YouTube o su Google cosa mi fosse successo, perché ho detto che cavolo è sta roba, tutta roba nuova, bellissima, ma non so cos'è. Ed è uscito fuori, e qui ringrazio, ringrazio, ringrazio pubblicamente il mio mentore, perché io ora ho sei maestri, uno è Yogananda, però ho un mentore che è Salvatore Brizzi. Perché? Aprendo YouTube, Google, scrivo delle cose, è uscito fuori il suo video del Il Monaco Guerriero. In quell'istante che vidi quel video, cosa è successo? Sono arrivate tutte le nozioni delle altre vite e tutte le nozioni spirituali che avevo dimenticato. Tutte. La legge dello specchio, legge dell'attrazione, la legge di compensazione, Yoga Sutra. È arrivato il mondo e quindi dico: che roba è? Cos'è tutta questa nozione particolare? Proprio così. Poi iniziai a vedere i video. Quando Salvatore veniva alla libreria esoterica di Milano, andavo a sentirlo tutte le volte. Ma era come un continuo ricordarmi cose che erano già in me, che ce l'avevo già. Quindi lui mi ha fatto solo da specchio in realtà. Quindi iniziai di colpo così a meditare, senza che nulla, nulla, come dire, nessuno mi dicesse nulla. Veniamo in altri punti, che adesso faccio dei collegamenti di quando ero bambino e dell'esperienza. Praticamente iniziai a fare queste meditazioni e entravo letteralmente in quello stato lì. E quindi era diventata una droga. A un certo punto decisi però di chiamare mio papà biologico di questa vita, e di dirgli cosa mi fosse successo. Erano passati 2 mesi, una cosa così, non l'avevo chiamato subito, nessuno sapeva, neanche mia moglie, cosa fosse successo. Per 2 mesi non ne avevo parlato con nessuno, nessuno, ma bastava la mia presenza per vedere lo sguardo degli altri diverso nei miei confronti, e percepivo che la mia pace, che poi non è la mia, è la pace di Dio, coinvolgeva tutti gli altri, e quindi anche gli altri stavano imparando ciò che stavo imparando io senza dirgli niente. E quindi chiamo, e qui viene un altro fatto bello, e mi vengono ancora i brividi adesso. E vi consiglio di rimanere e continuare a seguire la diretta, anche se sono 58 minuti che siamo qua. E il tempo si dilata, no? Non esiste in realtà il tempo quando le vibrazioni sono alte. Cos'è successo? Chiamo mio papà, e qui viene il bello, e gli dico: papà, mi è successo così, 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 non so cos'ho, sono in completa estasi. Cioè, no, non avevo più quello stato così supremo, però da grande bevitore, che non, da quel momento lì, da quell'esperienza lì fino a oggi, non ho toccato più un bicchiere, non ho più bestemmiato, prego dalla mattina alla sera. Chiamo mio papà e gli dico: guarda. E mio papà cosa mi disse? Figliolo, sembra che voglio, come dire, montarla su la cosa, ma non è così, è la realtà. Probabilmente in molte vite ho peccato molto, e quindi oggi c'è stata un'esplosione. Mi ha detto mio papà: figliolo, non mi stai dicendo nulla di nuovo. Io sapevo che saresti arrivato in questo momento con questa cosa che mi stai raccontando. L'ho sempre sperato che prima o poi ti arrivasse. Non so tutto, mi ha detto.
Io non sono riuscito a spiegargli tutto. Non gli ho spiegato che ho visto Gesù. Lui mi ha detto così. Io prima di allora me le ero scordato determinate cose, me le ero scordate. Mio papà è devoto del maestro Paramahansa Yogananda, come ho detto all'inizio della diretta, da quando aveva 14 anni. Lui a 14-15 doveva partire, andare dai monaci e voleva fare il monaco in America e quindi seguire il percorso monacale. Poi però 3-4 anni dopo, dalla Puglia, è venuto a stare a Torino, ha conosciuto mia mamma e mi ha fatto. In quel momento che mi ha fatto, ha chiamato i monaci, che doveva, diciamo, era quasi l'idea, la sua voglia di partire, e gli ha detto no, ora hai un figlio, devi seguire quel percorso spirituale, perché anche avere un figlio è un percorso spirituale. E quindi lui non poté partire, ma continuò a meditare. Infatti, quel momento di quella telefonata mi sono ricordato tutto, che mio papà aveva le immagini del maestro Yogananda a casa, tutti gli altri maestri, Gesù, Krishna, Mahavatar Babaji e tutti gli altri maestri. E mi ricordavo che da piccolo lui, quando ero piccolino io, lui si chiudeva in camera e meditava. Però noi Kriyaban non possiamo divulgare niente, niente. Chi vuole iniziare si iscrive alla Self-Realization Fellowship e inizia questo percorso, che si fa negli anni in segretezza. Quindi lui ha mantenuto questa, diciamo, segretezza, che una volta era anche peggio di adesso. E non mi ha mai spiegato niente, non mi ha mai detto niente. Lui però al telefono mi ha detto: guarda Daniel, io ci ho provato a dirti 2 o 3 volte, poi ho visto che tu pensavi ad altro, non ci ho più provato, ci ho provato a farti meditare. Io ho dei barlumi, quando lui una volta ci aveva provato, ma. E quindi mi ha detto, ho detto no, lo lascio fare. E mi ha detto: quando sei nato, ti ho preso in braccio, ti ho alzato al cielo, così, e ho detto: voi maestri, un giorno, quando sarà il momento giusto, vi prenderete cura voi di lui. E quando mi ha detto quello, cavolo, ho detto: ma è l'esperienza che ho avuto, Gesù e Yogananda. E quindi ho collegato, cavolo, a fianco con la luce era Yogananda, perché in quel momento, chi ha seguito la diretta, quando è uscita la luce di Gesù e Yogananda, non l'avevano riconosciuto. Ciao Elda, Yogananda non l'avevo riconosciuto. In quel momento lui ha detto: cavolo, era Yogananda, cavolo, com'è possibile? Quindi Yogananda ha vegliato su di me da molte vite, non da questa. E c'è sempre stato, solo che io me l'ero scordato. E quindi in quel momento lì ho detto: cavolo, grazie, grazie papà. E ho iniziato, mi sono iscritto alla Self-Realization Fellowship, ho iniziato tutto il percorso e sto continuando a andare avanti, perché è infinito il lavoro su di sé. E quindi ho iniziato a comprendere l'importanza di avere un maestro, perché nei momenti di sconforto posso chiedere una mano a loro e tutto. Quindi c'è un po' questa influenza spirituale nascosta, non mi capacito, di mio papà e di maestro Yogananda, che tra virgolette mi hanno assistito tutta la vita, perché tutte le cose che ho fatto in questa vita sono state molto da peccatore, ne ho fatte tante e non sto qui a raccontarle. Però se non ci fosse stato mio papà che meditava e il guru, sarei finito in galera, non lo so. Perché? Perché nelle ultime vite, diciamo, mi ero perso. Perché? Cosa succede? Adesso qua entro un po' in un aspetto noziosistico. Che noi cadiamo nella materia, dentro un corpo, siamo anime illuminate di beatitudine, come ho raccontato, ma cadendo nella materia perdiamo questo stato, perché vedendo l'esterno separato da noi, perdiamo questo stato. E quindi rischiamo di perderci, perché la materia, i soldi, il sesso, sono tutte cose che ti allontanano
dall'anima che pulsa di beatitudine. E quindi se fai tante vite nella materia, pensando solo ai soldi, solo alla fama, solo a emergere, solo all'ego, cosa succede? Che ti perdi come anima e quindi vita dopo vita, quando lasci il corpo, non riesci ad andare in quei mondi. Nel mondo che ho raccontato, o in altri mondi, ognuno aspetta il proprio mondo. Perché il tuo livello di coscienza è cambiato, ma mai in peggio, cambia sempre in meglio. Perché quando andiamo di là, negli altri mondi, gli altri mondi, soprattutto l'astrale, rispecchiano il nostro livello di coscienza. Siamo noi che creiamo ogni cosa. Ma perché? Perché già anche qui, nella materia, è così. Anche qua è così. Se ci abituiamo a questa idea, a questa credenza mentale, con un mantra, con un lavoro mentale, cioè immagino e penso e sono a livello, utilizzo la mente per dirmi, ok, in questo caso, sto guardando questo video, Daniel, cosa mi sta mostrando? Perché Daniel è me. Daniel è me, è dentro di me. E quindi se uno si abitua anche a farlo a livello mentale, non importa, anche se non è una sensazione, anche se non si percepisce questo, quando si va nei mondi diversi da quella della materia, si ha più consapevolezza e la coscienza che uno ha dentro è pronta per creare altri mondi. E per andare in mondi, diciamo, più elevati, perché la sua coscienza glielo permette. Detto questo, e un giorno magari farò delle dirette su queste cose qua, ma siamo già in milioni a farle. Però il messaggio mio è quello di dirvi: sì, c'è vita dopo la vita e non disperate. Siete immensamente, immensamente, immensamente amati, immensamente, anche se vostra moglie, marito vi insulta, voi siete immensamente amati. E ve lo dico perché l'ho vissuta quell'esperienza, quindi non è campata in aria questa cosa, non è proprio un'esperienza che è forgiata dentro di me, cristallizzata, e quindi sì che rivedremo chi amiamo, è un rivedere in una maniera differente, è un riconoscere che quell'anima è stata una nostra. No, non è che. In alcuni casi possiamo vedere anche proprio l'aspetto fisico, quindi poterlo anche abbracciare, ma tanto più si evolve a livello spirituale, di coscienza, tanto più la famiglia si sposta da una famiglia terrena a una famiglia animica. Quindi la famiglia animica è ancora, ti riempie ancora di più di un papà terreno. O di una mamma terrena, non so come spiegarvi. E quindi l'anima che è stata magari per una vita tuo papà, quando poi tutte e due le anime si rincontrano nei mondi molto elevati, ci si abbraccia nella beatitudine insieme a tutti gli altri. Non è più una cosa solo tra le due anime. E quindi sì, quando in base al secondo proprio livello di coscienza. Quando si va nel mondo astrale alto, perché il mondo astrale si divide in tre prevalentemente, queste sono nozioni mentali che servono ma non servono, perché è l'esperienza che uno deve fare. Non è che uno si dice, ah, esiste questo mondo, il mondo astrale, per esempio, il mondo astrale si divide nel basso astrale, medio astrale, alto astrale, e poi ci sono i mondi eterici che possono essere dentro il mondo astrale, ma sono delle piccole stanze che vieni messo per comprendere determinate cose che hai fatto nella vita insieme ai tuoi familiari, insieme
vengono i tuoi familiari, li puoi rivedere, li puoi abbracciare e comprendere cose, ma è sempre ai fini di elevarsi a livello spirituale, a livello animico e di coscienza. Non finisce solo a se stesso, all'abbraccio la propria persona amata che se n'è andata. Quindi la morte è un'invenzione di poche persone su questo pianeta. La morte è un'invenzione. Un corpo è vivo finché c'è l'anima che vive al suo interno. Se io di colpo, come è successo nella mia esperienza, svengo, cado giù, quel corpo non poteva essere vivo. Come dire, muore, ma neanche il corpo muore, perché tutto si trasforma, non esiste la morte. La morte non esiste, tutto si trasforma, cioè quel corpo cade. E come mai prima però quel corpo viveva? Queste domande sono intelligenti da farsi. Come mai prima quel corpo là, come mai io, Daniel, faccio così ora e domani magari sono caduto giù morto e non fa più così? Perché l'anima di Daniel che è qua se n'è andata e dava vita al corpo. Il corpo torna alla terra e diventa cibo per la terra, per gli alberi. Gli alberi tramite quel cibo lo trasformano in ossigeno per l'uomo. Quindi l'aria che respiriamo sono i corpi delle persone che noi abbiamo amato trasformati in ossigeno. Quindi l'altra. Sì, Michele, la morte si trasforma in un'altra vita. Sì, la nostra famiglia materiale sono le anime con le quali che dobbiamo risolvere qualcosa. Sì. Poi a volte nel punto di morte proprio ci viene data una possibilità di evolvere e quindi di bruciare un po' di karma che riguarda quella persona. E come? Col perdono. Ma deve avvenire un qualcosa di cuore. Se avviene qualcosa di cuore, si va di là, arrivano i maestri, arrivano il proprio spirito guida, arriva qualcuno, gli angeli, e ti fanno vedere quella persona che hai lasciato di qua, nel pianeta Terra, e riesci a inviargli amore e gioia. La persona che è qui percepisce questo amore e gioia e si spezza un legame astrale. Sì. Puoi dire in breve cosa ti è successo? Se possibile, grazie. Mi sono collegata quando spiegavi della luce. È un po' lungo. Tanto rimane memorizzata, penso, la diretta, e ti consiglio di andare a vedere dall'inizio, perché per capire tutti gli step, diciamo, questo non è un film, è la realtà. Però, se uno va al cinema a vedere un film, è bello che lo veda dall'inizio alla fine per essere coinvolta emotivamente, mentalmente, fisicamente e comprendere determinate cose che gli possono servire. Sentendole, vedendo un film a pezzi, mancano delle cose perché i film sono dei corsi spirituali, a volte, ma qualsiasi film. E quindi anche in questo caso ti consiglio di fare così. Tanto appena hai tempo, anche vederlo spezzettato, però. Torno indietro a vedere se mi avete scritto perché sono 1 ora e un quarto e vorrei rispondere alle domande, anche se c'è molto altro ancora che volevo raccontare, però do priorità, tanto il grosso l'ho detto, però ci sono vari aspetti che volevo unire da quando ero bambino io e quello che sono oggi. Sì, a volte, in questo caso, in questo periodo, ci stiamo proprio reincarnando subito. A gruppi, subito,
Perché spesso non ci si rincarna subito, bisogna prima rielaborare determinate cose di là. Molto difficile che boom boom. A volte sì, il boom boom quando uno tenta il suicidio, come è successo a me. Quindi si va subito dentro. Cioè, uno si uccide, no? Come ho fatto io. Che in realtà non mi sono suicidato, cioè non è stato più uno svenimento. Però, cosa è successo? Cosa succedeva se andavo veramente di là? Che mi ritrovavo dentro un corpicino, dentro la pancia di un'altra mamma, subito. E quindi non sono morto. Non ha senso il suicidio, perché torni subito qui. Quindi è meglio rielaborare delle cose qui. E quindi ci stiamo reincarnando a gruppi, sì. Allora, rivedremo, chiamiamo. Sto andando giù a vedere, perdonatemi. Ci metto un po', vediamo se riesco a farlo qua al computer. Non riesco. Allora, grazie a te, Piera, grazie. Grazie Antonio Suma, un mio grande amico che è qui presente. Sì, dovrebbero, prima o poi tutti la fanno questa esperienza. Prima o poi tutti. Cioè, non c'è bisogno di passare da quello che Daniel ha fatto. Cioè, uno muore tranquillamente, va di là e fa queste esperienze. Sì. Ok, tornato un po' indietro, poi al massimo vi risponderò anche privatamente, tanto molte persone mi contattano, se ci riesco vi risponderò. Allora, la morte di Stefano in un'altra vita, sì, brava, bravo Michele. Poi Roberta dice: la vita dopo la morte non è oggetto di dubbio. È difficile, a mio avviso, è vivere nella dimensione terrena. Sì, e mi riguarda molto. Infatti, non a caso Roberta, lo stai scrivendo. Perché lo stai scrivendo? Tu, dentro alla mia diretta, perché te sei dentro di me e quindi mi stai mostrando ciò che c'è in me e che io forse non voglio vedere. E quindi sì, è vero, la vita terrena per me, dopo questa esperienza, è molto più difficile, tra virgolette, ma in realtà la superi più velocemente. Trovi difficoltà, ma le superi più velocemente. Però è molto più difficile poi dopo stare radicati a terra. Si possono fare dei lavori, tipo andare a prendere proprio la terra, giocare con la terra, cucinare, cioè fare cose terrene ti permette di nuovo di radicarti. Allora, sì, la dimensione terrena per molti oggi è complicata perché le anime risvegliandosi notano che questo piano terreno è del tutto differente dagli altri piani. E quindi notano che c'è qualcosa che non va. Infatti è arrivato il virus. Che in realtà è solo uno shock che abbiamo avuto noi all'interno di noi ed è stato espresso fuori. Quindi fuori il virus ci sta mostrando, come sempre, un qualche shock che la massa ha. E come ho calato la tua esperienza, sta sentendo in realtà di tutti i giorni, con la meditazione, le respirazioni di centratura, lavorando, toccando la terra, andando a camminare coi piedi per terra e lavorando con la legge dello specchio, con umiltà e tranquillità. Poi si può fare un discorso molto lungo in quel caso. Allora, le relazioni con gli altri sono così. Gli altri non esistono. Gli altri non esistono. Sono una espressione dell'amore. Se io ho questa certezza in me, sono certo che l'altro è un'espressione dell'amore, anche se mi insulta, dopo posso insultarlo anch'io, lo insulto, sapendo che sto insultando una parte di me.
e quindi una parte di me, perché noi siamo fatti da varie parti interiori, una parte fa così, l'altra parte lo ama per quello che è. Quindi la relazione, non è che gli dico ti amo, fammi quello che vuoi, e no, calmina, perché se fai così, se l'altro non ha un livello di coscienza come il tuo a livello spirituale, dopo vieni usato e non va bene, non va bene, cioè bisogna arrabbiarsi, altro che, ma arrabbiarsi con amore, cioè mi arrabbio, esplodo, ma decido io di arrabbiarmi in quanto anima che utilizza la rabbia come energia per fargli comprendere determinate cose. Non sono io che mi faccio agire dalla rabbia e quindi divento reattivo a un meccanismo di rabbia mia interiore. E come lo vedo quando diventa meccanico? Quando mi identifico completamente nella rabbia o nel rapporto con quella persona, che ne so, mi sta facendo venire l'ansia, vedo che dentro di me mi sto identificando nell'ansia, quindi non so, ho perso l'identità con l'anima e con l'amore, divento l'ansia, gli invio ansia e la persona sarà costretta sempre a trattarmi in una certa maniera per mantenermi quell'ansia. Però è un lavorone, è lungo, non è una cosa. Inizia, boh, tu, ci vogliono anni, anni, e ognuno lavora su un qualcosa. Sì, del viaggio astrale, poi parlerò, vi parlerò. Quando mio fratello ha lasciato la materia, l'ho visto chiaramente che era un contenitore, diciamo in un certo senso una bottiglia vuota, senza acqua. Il dolore c'era e c'è. Scusate che c'è il dito bruttissimo, perdonatemi. Ma lo sto facendo col cellulare. Che bella esperienza, grazie Angela. Ciao Shanti, il tuo percorso recente è stato il Kriya Yoga, pensi che è l'unico percorso utile oppure ognuno deve cercare il suo? Ognuno ha il suo perché l'anima ha un certo senso. Sono le 22:22. L'anima ha un certo senso di personalità, passatemi il termine. Personalità animica. C'è chi l'anima più mentale, l'anima più emotiva, l'anima che invia energia e quindi ogni percorso ha il suo. Certamente il Kriya Yoga è per tutti. È per tutti e io vi consiglio giustamente di iscrivervi alla Self Realization Fellowship, si sono iscritti molte persone che io conosco, diciamo dopo che hanno visto il mio cambiamento, si sono iscritte perché hanno detto e funziona, perché si basa sul pranayama e su delle tecniche sacre, che non sono tecniche così inventate per la New Age, sono tecniche sacre e quindi danno risultati nel lungo termine. Per esempio, noi a livello umano evolviamo anche se non facciamo percorsi spirituali. La nostra coscienza, ciò che noi crediamo di essere, evolve anche se non fa meditazioni, anche se va al bar e rutta e scorreggia. Evolve, ma con una certa lentezza, perché poi c'è la vita che lo fa evolvere, le esperienze della vita traumatiche o le esperienze di gioia. Quindi cosa succede? Che una persona evolve, anche se non fa niente, in un anno evolve tot. Con il Kriya Yoga, cioè con Paramahansa Yogananda ha detto, con una sola respirazione di Kriya Yoga è come se avessi fatto una evoluzione a livello di coscienza di un anno. È come se avessi vissuto un anno. Quindi potete capire, chi pratica il Kriya Yoga ne fa tot al mattino, tot la sera, è come se un'anima stesse vivendo in un giorno anche 30 anni. No, di più, che sto dicendo? Fate 50, 60, 70 anni in un giorno, perché la coscienza sta evolvendo nella tecnica. Molti dicono che nella tecnica non si evolve. Che
Kriya Yoga è da 5.000 anni, veniva usata da Krishna e da Gesù ed è una tecnica antica. Quindi se tu pratichi il Kriya Yoga e lo pratichi bene, con costanza, con devozione, con tranquillità, ogni giorno, per anni, è come se vivessi veramente 30 vite in una vita, ed è vero, perché io, Daniel, Shanti, oggi mi sento come se avessi fatto 4-5 vite in una vita sola, ma forse anche di più. Allora, dal 2014 ad oggi mi sento come se avessi vissuto 5 vite. Dal 2014 a quando sono nato indietro, è una vita, ma dal 2014 in poi è come se avessi fatto tante esperienze. Ognuno ha il suo, ognuno può scegliere il suo, però sono un po' un promotore della tecnica Kriya Yoga perché vedo che funziona, quindi poi magari a qualcun altro non funziona, può essere, però. Sì, molti non hanno più paura di morire, ma di soffrire, sì. Infatti io l'esperienza che ho fatto è stata proprio per uccidere la sofferenza. Quindi la paura dopo può entrare, paura di soffrire, non di morire. Sì. Maria Basile, spezza un legame astrale, è lungo, però se uno ha odiato per tutta la vita una persona e non ha avuto neanche un millesimo di secondo di apertura di cuore, cioè non ha pensato neanche un attimo a dire: ah, come sta l'altra persona? Qualcosa dell'altro, no? E quindi magari pensato dicendo: ah, l'altra magari sta soffrendo anche lei. Allora si è creato un legame astrale, come dei tentacoli energetici, e quindi creano un collegamento tra anime, che sono dei collegamenti energetici. E quindi col perdono, ma non basta solo a livello mentale, deve avvenire una sensazione di cuore che sia perdonato veramente, quindi devi piangere, cioè non è che devi piangere, però diciamo. Non basta dire: ah, ti perdono, boh, così, in modo freddo. Deve esserci pathos, enfasi. Allora quel legame energetico si scioglie, che è una specie di contratto che si fanno tra anime. Non siamo qui a amare tutti, siamo tutti illuminati, la beatitudine ovunque, come ho raccontato. Lungi da me che io adesso, in questo istante, ora non sono in quello stato di beatitudine, quindi se viene qualcuno e mi tratta male, non è che vado lì, lo abbraccio, ti amo, sei me. Sì, sento dentro di me, quindi mi auto-osservo, cosa c'è, lo lascio agire, gli permetto di esistere. Quindi se trovo un risentimento verso questa persona che mi sta trattando male, provo questo dentro di me, mi dà fastidio, sto su quel fastidio, poi questo fa parte di un'altra diretta, poi un giorno ve lo racconterò, ma lo raccontano in tanti, però stando su fastidio non si crea quel legame astrale energetico. Scusate se magari non riesco a rispondere a tutti, perdonatemi, avete scritto in tanti, siamo ancora un'ottantina online, abbiamo fatto un'ora e mezza, io direi di staccare un attimo. Però ditemi voi, perché qua stanno aumentando, tu sai dirmi qualcosa del sentiero delle anime. Non so cosa intendi, Paola. E quando si muove, cos'è per te il sentiero delle anime? Spesso dentro le nostre domande c'è già la risposta. E quindi quando uno vuole porre una domanda a qualcuno, dopo che l'ha posta, può fare questa cosa, come ho fatto io adesso. Mi pongo la domanda inversa verso di me, cioè:
Paola, in questo caso, senza dire a te, lo faccio io anche per me, mi hai scritto: tu sai dirmi qualcosa del sentiero delle anime? Potresti chiederti a te e quindi creare una consapevolezza dentro di te, quindi fare esperienza diretta, senza che qualcuno te lo dica, da sola, in modo che quell'esperienza diretta ti forgi e tu possa comprendere meglio senza che qualcuno lo dica. Perché io oggi ho detto determinate cose che non hanno aiutato nessuno, perché è solo l'esperienza diretta che ti fa evolvere a livello spirituale. Quindi il Kriya Yoga ti permette, perché è un'esperienza diretta. Poi porti questa domanda: cosa vuol dire per me il sentiero delle anime? E poi stai in ascolto, in silenzio, e vedi quello che ti arriva. Prendi un foglio e scrivi tutto quello che arriva. E poi, piano piano, con i giorni, possono arrivare le risposte. Che non si muore per un incidente stradale, sì, è un po' come sono due casi: o tentato suicidio, cioè l'anima, la personalità non ce la faceva più, ha creato le condizioni per andarsene, e quindi un suicidio. Oppure il secondo step è che quell'anima era pronta ad andare su altri mondi molto più evoluti, e c'era bisogno di quell'anima in quei mondi là, più che qua. Dico questo perché io ho perso mia mamma, che avevo 18 anni, e questo mi ha fatto evolvere, diciamo, a livello spirituale, e se n'è andata su altri piani. Grazie Michele, della brava persona, ma ciò che vedi di bravo è ciò che c'è già in te. Cioè sono solo un canale per mostrarti, quindi ringraziati di essere così bravo. Grazie a tutti, veramente. Sì, l'umanità evolverà. Vampiri energetici. E scusate il dito, la mano copre lo schermo. Non è... Allora, scusatemi, ma non riesco, se avete scritto veramente tanto, perdonatemi, veramente non riesco a rispondervi a tutto, sono 1 ora e 32 minuti. Grazie di avermi seguito fino a qui. Non disperate, e diciamo, si può comprendere questo piano terreno anche comprendendo quello che c'è dopo. Perché se uno sa quello che ci aspetta dopo, vive in una maniera differente il qui e ora. È giusto il qui e ora, l'adesso, fa parte dei corsi che faccio. Cioè, uno dei primi step è quello di fare degli esercizi dove ti forzi a stare lì. Adesso, in questo istante, in questo istante, in questo istante. Quindi il qui ora è fondamentale, altro che vagare nei mondi astrali. Prima bisogna stare qui. Una volta che uno impara a stare qui, comprendendo anche il dopo, gli viene più facile poi stare qui. Grazie, e vi ringrazio con profondo amore di avermi seguito. Possiamo eventualmente chiudere in un modo che magari è un esercizio che fa inventato il maestro Paramahansa Yogananda per inviare luce risanante a questo pianeta, a tutte le persone che soffrono nel corpo, nell'anima, nella mente. Possiamo inviare energia risanante agli ospedali, i medici che si stanno occupando di queste persone, e anche tutte le persone che sono a casa che stanno soffrendo. Quindi chi vuole, glielo consiglio, perché fare del bene agli altri può ritornarti. E chi vuole, adesso, per chiudere, possiamo fare questa piccola cosa, che è una preghiera. Potete ripetere dopo di me questa preghiera, e poi fare l'esercizio. L'esercizio si fa con le braccia in alto
e si scende giù così recitando un om. Allora, mettete le mani in pranam vicino al cuore, fate una piccola ispirazione per svuotare la mente di tutte le cose che abbiamo detto, perché più siamo puliti, più la vibrazione dell'om purifica. E ripetete dopo di me. Padre Celeste, tu sei onnipresente, tu sei in me, manifesta la tua presenza risanante nelle loro anime, nei loro corpi, nelle loro menti. E iniziamo a fregare le mani così, per attivare l'energia cosmica, il prana, l'energia che entra dentro di noi e fluisce nelle mani. Mettetevi in piedi, toglietevi le scarpe se volete, ma anche no, e alzate le braccia e recitiamo tutti un om. Allora, questo esercizio l'ho accorciato perché non è così, però grazie veramente, vi abbraccio, e forza che ce la facciamo, eh? Non disperiamo, ricordate che siamo immensamente, immensamente, immensamente amati. Allora, voglio dirvi l'ultima cosa, poi chiudo. Io. Sono te. Hai sentito parlare me, ma io ti ho solo mostrato ciò che sei. Non c'è nessuno al di fuori di te. Sei l'uno che agisce. Ricordalo sempre. Io sono un ologramma. Sei solo nel tuo percorso e nessuno può realmente aiutarti. Perché tu sei l'amore e l'amore si dona al mondo. Namaste.